non è semplicemente arredare la tua casa, è qualcosa di più. Non è solo dare forma alle tue idee e progettare i tuoi spazi, è qualcosa di più. E questo non è semplicemente uno spot. Ritorto Mobili è qualcosa di più. Oggi, più che mai, puoi dare valore alla tua casa. Ritorto Mobili effettua sconti fino al 50% sulle migliori marche presenti in esposizione, come Del Tongo, Stilema, Cantiero, Macchi, Giusti Portos. E allora, cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, via Maratà a Gioiosa Ionica. Aperti anche la domenica fino alle ore 13. Telefono 0964 41 33 46. www.ritortomobili.it. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermogen Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. A Siderno, in Piazza Risorgimento, apre il nuovo centro polivalente. Grazie alle nostre apparecchiature brevettate e più di 26 anni di esperienza, ti liberiamo dal vizio del fumo con una seduta di 20 minuti. Ti aiutiamo a perdere fino a 30 kg di peso senza diete né farmaci e ti aiutiamo a combattere ansia, stress e depressione. Presso il nostro centro si effettuano anche corsi preparto con un'esperta ostetrica e corsi di yoga con insegnante professionista. Chiama subito per fissare un primo consulto gratuito dove effettueremo test specifici in base al tuo problema e saprai subito i benefici che potrai ottenere con le nostre apparecchiature. Centro Polivalente Siderno, da 26 anni al vostro servizio. Lo studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Il giovedì 22 dicembre, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta dallo studio centrale. Sono tante le notizie quest'oggi, naturalmente tra poco ci occuperemo subito del nostro sito perché c'è stato un incidente mortale questa notte tra Roccella Ionica e Caologna, ci sono purtroppo due morti. Preghiamo la regia di andare subito sul nostro sito. Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa notte poco dopo l'una, un'auto che vedete ritratta nell'immagine, eccola, è finita fuori strada nei pressi della rotonda che collega la vecchia strada statale alla nuova 106 in contrada Vasì tra i comuni di Roccella Ionica e Caulonia. I due uomini a bordo per le gravi ferite sono morti entrambi. Secondo le prime frammentarie notizie si tratterebbe di un uomo classe 51 e suo genero, entrambi di Gioiosa Ionica. L'automobile si è letteralmente lanciata nell'aria circostante forse la troppo velocità e l'asfalto viscido per la pioggia o un colpo di sonno potrebbero essere le cause dell'incidente. A nulla purtroppo è servito l'intervento dei soccorritori, l'immediato arrivo delle ambulanze del 118 e quello dei vigili del fuoco del distaccamento di Siderno. Non è la prima volta che in quel tratto di strada avvengono incidenti mortali. Sul posto è giunto subito anche il nostro editore Giuseppe Mazzaferro che ha riportato, vedete, il servizio e anche la foto che vi abbiamo dato subito in anteprima nella nostra rassegna stampa. Lasciamo per il momento il portale perché tanto ritorneremo tra pochissimo a termine della prima parte per quelle che sono le altre notizie. Oggi è un giorno importante per la 3 Salerno Reggio Calabria, c'è Gentiloni, il nuovo premier, per inaugurare la 3 e ieri tra l'altro seduta del Consiglio regionale della Calabria a Palazzo Campanello, ok al bilancio. Adesso il 2017 è importantissimo per il governo regionale e soprattutto per questo rimpasto di giunta che sembra ormai addirittura d'arrivo. Tutte le ultimissime tra poco all'interno dei quotidiani calabresi. Nel frattempo andiamo a dare un'occhiata subito alle prime pagine. Iniziamo con il quotidiano del Sud, eccolo il titolone di apertura: Gentiloni per inaugurare la 3. Il presidente del Consiglio e il ministro Delrio oggi alla cerimonia, ma i filoni di inchiesta salgono a 3, l'ultimo sull'eccessiva velocità dei lavori. Secondo la procura di Castrovillari la qualità ne sarebbe stata condizionata. Dicevamo, Regione Calabria, ieri seduta a Palazzo Campanella, il Consiglio dà l'ok alla legge di bilancio e lo stop a scura, ha approvato una norma che blocca le iniziative strategiche dei commissari. Proseguiamo, Crotone, Marrelli protesta sulla 106 per il sì da Roma, ottenuto un tavolo ministeriale sul budget per la clinica. E poi un'intervista oggi a 360 gradi con il sindaco di Riace Mimmo Lucano che ha annunciato le sue dimissioni, avrà 20 giorni di tempo per ripensarci. Intanto il sindaco di Riace afferma Stato e istituzioni contro quello che facciamo, parla dopo gli attacchi in rete il primo cittadino di Riace. Subito taglio basso, sequestrata l'ASED, valore 13 milioni, colpito l'imprenditore di Melito Portosalvo Azzarà coinvolto nell'inchiesta Ecosistema, l'impresa ritenuta di riferimento del clan Yamonte che monopolizzava il settore dei rifiuti. E poi rende malata di SLA, lavorerà per il comune sui temi della disabilità. Andiamo a Platima, al tempo cede il ponte, 10 famiglie isolate, un'altra notizia importante quella che oggi viene riportata dai quotidiani calabresi a pagina 12, la analizzeremo. Ancora problemi per il centro aspromontano guidato dal sindaco Rosario Sergi, le ultime piogge abbondanti hanno fatto cedere un ponte, ci sono anche 10 famiglie isolate. Lasciamo il quotidiano del Sud con la relativa prima pagina e noi proseguiamo, lo facciamo con Gazzetta. Subito il titolo di apertura per quanto riguarda Gazzetta del Sud, eccolo: Berlino caccia a un tunisino, l'autista del TIR ha cercato di fermarlo, rientrati a casa i siciliani feriti, la strage dunque nel mercatino. Il presunto killer, il 24enne Anis Amir, già detenuto per 4 anni in Italia. Subito taglio alto, titolo sottotestata Reggio, saltano i parcheggi, piazza Garibaldi, arriva il parere negativo della soprintendenza. E ancora Reggio, Ecosistema, siamo alla giudiziaria, all'ASED, scattano i sigilli, i carabinieri oppongono i sigilli, vedete la notizia che rimbalza oggi in primo piano. E poi, come dicevamo, giornata importante perché oggi c'è il nuovo premier Gentiloni per inaugurare la 3, il presidente del Consiglio e il ministro Delrio oggi
oggi alla cerimonia insieme al presidente dell'ANAS. Inaugurazione dunque, arriva anche Gentiloni, completata la Salerno Reggio Calabria. Vedete il viadotto Italia in questa foto, nel Cosentino, uno degli ultimi cantieri chiusi dopo un profondo restyling. Banche, il governo pronto a intervenire per il salvataggio, e subito andiamo a spalla con gli occhielli di Reggio e provincia. Ponno Metro al via interventi per 90 milioni a Reggio. A Bagnare invece Giovanni Barilà e il candidato dei Giovani Democratici. Scilla, sospeso il consigliere di minoranza Mollica. Dalla Piana Gioia Tauro, ultimo comizio di Pedà, poi la sfiducia. Dunque Gioia Tauro, comizio del sindaco Pedà prima della sfiducia che avverrà tra qualche giorno. Riace, un'assemblea pubblica sulle dimissioni di Mimmo Lucano, tengono banco queste dimissioni avvenute in queste ultime ore. Era questa l'ultima notizia di Gazzetta. Abbiamo completato con i titoli dei quotidiani calabresi in questo nostro rapidissimo sobbarino. Iniziamo subito ad analizzare i temi all'interno oggi tutti importanti per quanto riguarda questa nostra prima parte, per quanto riguarda la nostra diretta. Prima pagina di informazioni che vi offre ogni mattina la nostra redazione con le notizie che vengono riportate dai quotidiani e soprattutto dal nostro portale. Ieri seduta del Consiglio regionale della Calabria, dal Consiglio Stop a Scura. Andiamo subito dentro la notizia. Palazzo Campanella in coda all'approvazione del bilancio, approva una mozione per bloccare il DCA. Approvata la legge di bilancio, confermate le risorse per il sociale e il dissesto idrogeologico. Carlo Guccione, 62% spese sanità ma gestita dai commissari, dice Carlo Guccione, che è stato assessore nella prima giunta Oliveri. E poi triennio 2017-2019, il consiglio continua a costare 58 milioni, vedete Nicola Irto e Mario Oliverio a colloquio durante la seduta di ieri. Vitalizi aboliti, ma per il passato sono 9,6 milioni. Viscomi in cassa, elogi invece di Oliverio, il vicepresidente impone linea del rigore sulla spesa. E ancora il piano, la razionalizzazione delle partecipate. Siamo a pagina 7 e qui c'è uno specchietto che vi consiglio tra l'altro di leggere. 3 in procedura fallimentare e 8 in liquidazione. C'è anche la Sogas, le ferrovie della Calabria SRL, la Fincalabra, le terme sibarite, l'aeroporto Sant'Anna. E poi vedete ancora il progetto Magna Grecia, la Banca Popolare Etica, l'Ocrede Sviluppo, consorzio per la promozione della cultura e studi universitari di Crotone. La legge Valli Cupe è la terza riserva naturale regionale. E poi il caso, andiamo ancora ad occuparci delle altre notizie, il doppio gioco della Lorenzin e il riscatto sulla pelle di calabresi. Occhiuto stana il ministro sui commissari. Lasciamo le pagine 6 e 7 che si occupavano del Consiglio regionale della Calabria, ne apriamo un'altra molto importante, quella relativa alle pagine Calabria. Vediamo Gentiloni e del Rio inaugurano la 3 Salerno-Reggio Calabria. Armani annuncerà che la Salerno-Reggio Calabria sarà la prima smart road del mondo. Il Presidente del Consiglio e il Ministro dei Trasporti saranno presenti all'evento di oggi. Ecco in questa foto Graziano Del Rio e Paolo Gentiloni. Autostrade ancora, foto messa in scena, dice l'esponente di Forza Italia. Tanti cantieri aperti. Ancora operaio morto sul megalotto 3.2, salgono a 3 i filoni di inchiesta aperti dalla Procura di Castrovillari. La qualità dei lavori sarebbe stata condizionata dalla velocità di esecuzione. Proseguiamo, pagina 11, ancora all'interno del quotidiano del Sud. Ex amministratori a processo. A febbraio il dibattimento sul caso dei fondi percepiti illecitamente alla provincia. L'ex presidente Denisi, si legge nel sottotitolo, i consiglieri Barilaro, Raffaele, Brosio e Condello e 2 dirigenti. Proseguiamo, Vibo, Nicola Bonavota torna in libertà su disposizione del GIP. E ancora Vibo, accoltella il compagno al culmine di una lite, l'ennesima, la polizia arresta una donna di 55 anni di Vibo. E poi corsi di formazione, Saverio Zavettieri a giudizio, associazione per delinquere e truffa. Con queste accuse il GUP del Tribunale di Catanzara rinviata a giudizio 16 persone coinvolte nell'inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dei corsi di formazione della Regione
Regione Calabria. Tra le persone mandate a processo figura anche l'ex assessore regionale Saverio Zavettieri, che appare in questa foto. Velocemente a quelle che sono le altre notizie, andiamo a pagina 12. Sequestrata l'ASED, vale 13 milioni. Colpito l'imprenditore di Merito Portosalvo, Saro Azzarà, sigilli all'impresa del clan Yamonte che monopolizzava il settore dei rifiuti. A Platilo, dicevamo, anticipando i titoli di apertura, cede il ponte, 10 famiglie isolate, situazione veramente difficile nel centro aspromontano. Le piogge battenti di queste ultime ore hanno causato la piena del torrente, due valloni bloccati in una frazione, 35 persone in totale, di cui 12 minori e due ottantenni. Incontro con i tecnici al comune, e vedete in questa foto la frazione di Platì isolata per il cedimento di un ponte. A Catanzaro, polizia Gabrielli incontra i questori del sud, SAP e COISP denunciano la carenza di mezzi e di personale, difficile garantire la sicurezza. E poi l'indagine, l'UGL Calabria precisa, Mazza non è nostro iscritto, assunzione all'ASP di Cosenza. Proseguiamo con Zungri, piccolo centro del catanzarese, salta il precetto, genitori infuriati, la presenza di 5 alunni testimoni di Geova fa sospendere l'iniziativa natalizia, accuse alla preside difesa dai docenti, il parroco in fumo, un mese di preparativi. In questa foto vedete la preside Giovanna Pileggia. Lasciamo anche la pagina 13, proseguiamo ancora con il quotidiano del sud, oggi c'è un'intervista a 360 gradi con Domenico Lucano, sindaco di Riace che si è dimesso qualche giorno fa, Stato e istituzioni dice sono contro quello che facciamo, il sindaco di Riace dopo gli attacchi in rete, pensano che sia impossibile fare le cose con i 35 euro a profugo nel mirino, una registrazione rubata e astutamente confezionata, vedete l'intervista è stata realizzata da Francesco Sor Giovanni. Ho la percezione, dice in questo inizio di intervista Lucano, che lo Stato, le istituzioni e l'antistato sono contro quello che facciamo a Riace in tema di accoglienza. Pensano che sia impossibile fare le cose che facciamo con i 35 euro a profugo che vengono assegnati. Inizia così questa lunga conversazione di Mimmo Lucano con il collega Francesco Sor Giovanni. E poi rende, vedete, affetta da SLA un incarico dal comune. Andiamo al taglio basso. Il sindaco affida a Nadia le tematiche sulla disabilità. Vedete il momento dell'incarico. Carica Nadia da parte del sindaco di Rende. Crotone, ok da Roma al tavolo ministeriale. Siamo a pagina 15, proseguiamo con quelli che sono i fatti del giorno. Marrelli ottiene un incontro per affrontare la questione del budget. Giornata di protesta per la clinica accreditata sit-in dei dipendenti, intanto sulla strada statale 106. Per la giustizia, parentela scrive invece ad Orlando, 1000 tirocinanti sono in graduatoria ormai da mesi. Il governo, si legge nel virgolettato, si affretti per il nulla osta per rendere operativo il bando. A fianco Reggio perde l'equilibrio e cade in mare, disperso un uomo. E poi per la giudiziaria, processo a Torino, il San Michele svela un'altra 'ndrangheta che fa riferimento al crotonese. A Torino 6 condanne e 3 assoluzioni. Era questa l'ultima notizia di pagina 15, città metropolitana. Nella pagina di Reggio velocemente vedete PON metro 86 milioni in 3 anni, vedete anche qui diversi specchietti, l'agenda di digitale metropolitana, il sindaco Falcomatà, frutto dice di un lavoro oceanico, già cantierizzabili opere per 10 milioni di euro per la crescita sostenibile e l'inclusione sociale. Completamento e polemiche Salerno Reggio Calabria, ritorniamo su quella che è l'inaugurazione di oggi, ennesimo annuncio, dice Foti, di Forza Italia, non dovrebbe esserci nessun taglio del nastro, accuse di beffa e passerella in attesa dell'inaugurazione con Gentiloni, vedete traffico sull'autostrada Salerno Reggio Calabria in questa foto. E poi la polemica, i pentastellati, leoni da tastiera, il consigliere Burrone fa un paragone con Roma, era l'ultima notizia, lasciamo anche la pagina di Reggio direttamente ad occuparci adesso di temi locali, lo facciamo subito con la Locride e poi la Piana e appendice finale allo sport, perché oggi pomeriggio ritornano in campo le squadre della Lega Pro, tra cui la Regina, una chance importante per la squadra Amaranto con il Fondi, non vince da 11 torni la squadra di Zemene. Bacinella 2, l'accusa regge a metà, vedete siamo alla giudiziaria, Siderno
usura e favoreggiamento personale, 3 condanne e 3 assoluzioni. Rigettate le richieste di risarcimento avanzate da comune, provincia e regione. Vedete un frame dell'operazione Bacinella. E poi Locri. Gli aspiranti avvocati si preparano all'esame di abilitazione in tribunale, conclusa la seconda edizione del corso pratico promosso dall'AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, guidata dall'avvocato Manuela Calauti. Si è conclusa infatti la seconda edizione del corso pratico AIGA Locri per l'esame di abilitazione 2016, interamente gratuito e riservato ai soci AIGA. Si è svolto presso i locali del Tribunale di Locri, concessi dal presidente Rodolfo Palermo. A Bovalino, educare alla lettura i più piccoli, un gesto d'amore, incontro con gli operatori organizzato dal consultorio familiare per formare i genitori. E poi di spalla, direttamente a Brancaleone, questo ampio servizio di Agostino Belcastro, se il segretario comunale è un uragano della penna. Lasciamo la pagina della Locride, siamo già alla Piana, vediamo l'apertura che riserva il quotidiano per i temi pianigiani. Fuoco al presepe della chiesa, incendiata la natività allestita dalla parrocchia Santa Famiglia. L'intervento dei fedeli ha scongiurato il peggio, indagano sul grave episodio i carabinieri. Rizziconi dai domiciliari a spasso per il centro, giovane marocchino arrestato dai carabinieri per evasione, sorpreso in violazione degli obblighi. E ancora Taurianova, mozione di sfiducia, i numeri non bastano, la presidenza rigetta. Gli innamorati di Taurianova sbagliano i conti, Siclari è salvo. Ancora Palmi, un traliccio ostacola l'eliporto rimosso per il nuovo ospedale, primo sopralluogo operativo da parte dei tecnici. Era l'ultima notizia della Piana, stacchiamo anche con il territorio pianigiano, andiamo a dare un'occhiata solo allo sport. Lo dicevamo, le sfide di oggi pomeriggio, domani Supercoppa, la finalissima Juventus Milan, oggi ritorna in campo, come dicevamo, la Regina, una chance importante per chiudere nel modo migliore questo 2016, Regina in crisi che non vince ormai da 11 turni, vediamo come si prepara a questa importante sfida l'Oreste Granillo con il Fondi. La Regina cambierà registro, al Granillo arriva il Fondi, proveremo a fare un bel regalo di Natale ai tifosi. Zeman nel girone di ritorno, raccoglieremo molti più punti, dice il tecnico, credo nei miei ragazzi. In avanti giocheranno Porcino, Coralle e Tripicchio, a centrocampo De Francesco, Botta e Bangù. La Regina ci crede e cerca i 3 punti con il Fondi, che non naviga in buone acque in classifica. Sicuramente una sfida importante per la squadra Amaranto. Abbiamo così completato, stacchiamo con il quotidiano del Sud, proseguiamo, abbiamo completato anche la prima parte, tra poco Gazzetta, ritorniamo sul nostro portale. Abbiamo detto del terribile incidente di questa notte tra Caulogna e Roccella, incontrata a Vasì, 2 morti di Gioiosa Ionica, e noi proseguiamo. La notizia, vedete, domina in apertura nella nostra home page, grave incidente dunque stradale tra Roccella e Caulogna, questo gravissimo incidente avvenuto questa notte e poco dopo l'una. E poi Calabria, mia cara Calabria, del 21 dicembre il video, e ancora è di Siderno, il nuovo direttore della IOR, la Banca Vaticana. Oliverio pronto ad assumere la guida della sanità calabrese. Renzi felice invece per la Salerno Reggio Calabria, abbraccio ai media esteri. Vedete in questa foto l'ex premier Matteo Renzi. Per il calcio, eccellenza Siderno, il riepilogo dei movimenti di mercato Vumba, che adesso non abbiamo scusanti, si è mosso bene sul mercato il Siderno, e soprattutto il direttore sportivo Vumbaca, che ha perfezionato gli ultimi movimenti di mercato per mettere a disposizione di Tonino Figliomena adesso alcuni giocatori per fare un attimino il salto di qualità ed uscire dai bassi fondi della classifica. Ancora allevatore scampa agguato a colpi di pistola nel Vibonese, questo per la cronaca. A Siderno evento ricordando Bruno Itri e presentazione libro di Patrizia Itri, caro papà ti scrivo perché. L'ultima notizia riguarda la politica, presidente di Coldiretti Stefano Bivone si congratula con Francesco Macri, eletto nuovo presidente Gal Torre Locridee. A Rizziconi invece un 32enne arrestato per evasione. Ci fermiamo qui col nostro portale, che noi terremo d'occhio da qui alla fine per qualche aggiornamento dell'ultima ora, del resto la nostra redazione lavora stabilmente come ha fatto già questa notte per la notizia del gravissimo incidente, siamo stati uno dei primi naturalmente a riportare questa gravissima notizia dell'incidente
veramente mortale tra Roccella e Caulogna. E noi adesso ritorniamo invece sulla carta stampata per la parte finale della nostra rassegna stampa. Lo facciamo con le pagine Calabria e ancora i temi che riguardano soprattutto la seduta del Consiglio regionale di ieri a Palazzo Campanella con l'ok al bilancio, ma soprattutto anche quelle che sono le altre news. Andiamo a conoscerle insieme. Regione Disco Verde a bilanci e manovre, eccolo il titolo di pagina 21. Nell'ultima seduta del 2016, adesso ci sarà la pausa natalizia, il Consiglio ha approvato tutti i documenti contabili annuali e pluriennali. Oliverio, il governatore, di fronte a una situazione drammatica, le risorse messe in campo dovranno essere mirate. Vedete un colloquio durante la seduta tra Oliverio e Viscomi. Istituite intanto la riserva naturale Valli Cupe. Giuseppe Aieta, intanto il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale. Andiamo ad occuparci del taglio basso alla sanità ai governatori, non è detto, lo afferma Roberto Occhiuto, deputato di Forza Italia, indicati da tanti come uno dei possibili candidati a governatore nelle prossime elezioni regionali. La ministra Lorenzin, rispondendo a un'interrogazione dell'onorevole Roberto Occhiuto, l'emendamento non obbliga la scelta del presidente quale gestore del piano di rientro. Eccolo Roberto Occhiuto in questa foto. Proseguiamo, lo facciamo ancora con quelle che sono le notizie delle pagine Calabria. Melito a posti sigilli antimafia sull'ASED, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Legalità, il capo della polizia incontra invece i questori del sud. Vedete il tradizionale appuntamento si sposta da Roma a Catanzaro. SAP e COISP, organici inadeguati e mezzi obsoleti. Continuiamo ad occuparci ancora di Gazzetta, corsi di formazione fantasma, in 16 a giudizio. Un'altra notizia che domina e fa eco all'interno di Gazzetta, decisione del giudice per le udienze preliminari di Catanzaro, tra gli imputati c'è anche l'ex assessore regionale Saverio Zavettieri. Regge alla prescrizione solo il reato associativo e un capo di imputazione di tentata truffa aggravata. La mente dell'organizzazione sarebbe stato Maurizio Vadacchino, prima decisione dunque. Vedete qui in questa foto l'ingresso dell'aula bunker di Catanzaro dove è stata emessa la sentenza. Andiamo avanti, passi avanti per quanto riguarda i precari. LSU e le più avviata la selezione per gli enti pubblici, l'assessore al lavoro e alle politiche sociali Federica Roccisano afferma i lavoratori possono ora candidarsi. Era l'ultima notizia di pagina 24, l'abbiamo completato anche con le pagine Calabria, siamo nella parte finale della nostra rassegna stampa, direttamente ad occuparci delle notizie che riguardano la Tirrenica. Lo dicevamo, a Gioia Tauro aria di crisi per l'amministrazione Pedà, un uomo solo al comizio. Stasera il sindaco parlerà in piazza dell'incontro, nessun passo verso i firmatari della mozione di sfiducia che si discuterà domani. Vedete in questa foto Giuseppe Pedà, ormai per lui si avvia la sfiducia, il primo giorno prima del Consiglio Comunale sulla mozione al quale è incerta la presenza anche di Zappalà e Alessio. E poi Porto di Gioia Tauro, merci pericolose, nuova ordinanza, unificati i regolamenti della precedente che risaliva al 2005. Cittadinanza onoraria invece a Camuti e Don Luigi Rosarno, domani il Consiglio Comunale, riconoscimento all'ex maresciallo dei Carabinieri, al parroco della Dolorata. A San Ferdinando, altro centro della Piana, carenza di personale, Tripodi capo dei vigili a Rosarno, funzionario contabile, il bando va deserto. Andiamo avanti, candidato unitario cercasi, ci sono le elezioni in primavera a Palmi, ci sono grandi manovre in queste ultime ore verso le elezioni, qui centrosinistra. Tra Ramuccio, Armino e le primarie la coalizione sarà ancora divisa. Sempre a Palmi invece incendiata la capanna del presepe della Santa Famiglia, senza dubbio un brutto episodio questo avvenuto a Palmi, ha lasciato sgomenti il tentativo di incendio appiccato alla capanna della Natività allestita nel giardino dinanzi la parrocchia della Santa Famiglia. E ancora Rizziconi, confiscata invece la villa di Marinella Crea a Varapodio, sagre, degustazione e regali per i bambini, eventi natalizi dunque messi in campo a Varapodio. Abbiamo completato, siamo già alla Ionica, la parte finale della nostra rassegna stampa, tutta dedicata ai temi del comprensorio. Iniziamo con Melito, delocalizzazione dei Rom, una questione ancora irrisolta. L'associazione propone il censimento delle famiglie rimaste nel campo. Conferenza stampa, in un mondo dei mondi
a merito Porto Salvo. E poi a Palizzi, il comune predispone nuovi atti in ambito finanziario, processo all'Ocri, siamo alla giudiziaria, vedete Bacinella, inflitte 3 condanne, assolte tutti gli altri. Tra i reati il concorso nell'esercizio abusivo del credito e altro. Lasciamo anche la pagina 35, ci occupiamo adesso di Gerace, buon Natale nel segno della legalità. Monsignor Oliva, il vescovo della diocesi, il più bel regalo, dice, per la Locri dell'attenzione dello Stato. Prefettura, diocesi, tribunale, procura e università Gerace per il concerto in cattedrale, un grande momento che si rinnova anche per questo Natale 2016. Applaudita esecuzione, vedete il coro polifonico diocesano Laetare e l'orchestra giovanile di fiati di Lauriana di Borrello. Upper Green Drug, 17 imputati scelgono invece l'abbreviato, prima udienza dal GUP per la maxi operazione contro il narcotraffico. E ancora faida dei boschi, il processo d'appello verso la riapertura, e questo il punto di domanda, si cerca un movente alternativo per l'omicidio di Damiano Vallelunga, la Corte Regina ha rinviato al 16 gennaio per sciogliere la riserva sulle richieste. Vedete in questa foto Damiano Vallelunga, ucciso il 27 settembre del 2009, era il giorno in cui si festeggiavano i santi medici Cosma e Damiano. Giù dalla barca a vela, un disperso in mare al largo di Capodarmi a Reggio, a Montebello, altro centro del Regino, Morabito e Cosenza, a fianco degli ultimi, donazione da destinare alle strutture operanti sul territorio calabrese, bellissima questa iniziativa. Lucano chiama raccolta Riace, vediamo le notizie che riguardano pagina 37, dopo il fango in rete, indetta per venerdì 30, un'assemblea aperta. Sul piatto le dimissioni da sindaco, ma il sostegno dilaga anche sui soldi. Social. Magorno, segretario regionale del PD, afferma Mimmo Lucano, chiediamo di portare a compimento la sua missione di sindaco, dice Ernesto Magorno. Vedete nel mirino è finito Domenico Lucano in queste ultime ore. Riace, lo ricordiamo, paese dell'accoglienza. In questa foto il migrante è una risorsa e non un business, ha ribadito il primo cittadino sui social. E qui c'è la tabella proprio all'inizio, proprio all'ingresso della cittadina dei Bronzi, vedete Riace, paese dell'accoglienza, con lo stesso Mimmo Lucano, dunque sempre in prima linea. E ancora Roccella, musica, presentati gli appuntamenti di Giazzete, l'evento principale sarà dedicato al senatore Sisigno Zito, scomparso diversi mesi fa. Il Mimmo Matino Mediterranean, Rocky Jazz Quintet aprirà il nuovo anno con note fission. Welfare, il comune si attrezza per promuovere nuovi progetti, tutto questo a Siderno, politiche sociali dunque a Siderno, dal trasporto solidale all'alimentazione alle linee relative al BEBA. L'assessore Gerace chiarisce che è possibile inviare proposte al settore competente. Gioiosa proloco, con tanto di foto del presidente Vitetta, approva il programma e bilancio, approva programma e bilancio dunque dopo l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del programma e del bilancio 2017. Siderno, siamo alle ultime news, taglio basso, raccolta differenziata e bonus, il comprensivo ricorre agli esperti, sinergia tra la scuola e l'osservatorio cittadino a Siderno, obiettivo sostenere gli sforzi degli enti locali sulle tematiche ambientali. E ancora 9 famiglie isolate, siamo a Platì ancora nella frazione Cucchio, cedimento di un ponte a Platì, 9 famiglie per un totale di 35 persone abitanti della frazione Cucchio di Platì risultano isolate causa del cedimento di un piccolo ponte provocato dal maltempo delle ultime ore. Dovrebbe essere questa l'ultima notizia. Situazione meteo, residui e piogge ancora in Calabria, ma situazione che va migliorando, temperature che risaliranno nelle prossime ore, dice la cartina del tempo. Abbiamo detto la Regina, il Cosenza e il Catanzaro ritornano in campo oggi pomeriggio, sfide importanti prima della sosta natalizia, soprattutto per la Regina che vuole uscire dalla crisi, una crisi che dura ormai da oltre 2 mesi. Ci fermiamo qui, continuate a seguire il nostro portale per gli aggiornamenti. Abbiamo aperto con questa triste notizia che riguarda questo grave incidente avvenuto questa notte
Tra Roccella e Caulonia purtroppo ci sono due morti, altri aggiornamenti nel corso della giornata sia sul nostro portale che sulle nostre pagine Facebook. Grazie per averci seguiti, vi aspettiamo alle 13.30 per il resto delle news e i nostri servizi per quanto riguarda la nostra informazione giornaliera. La rassegna stampa tornerà puntualmente come sempre domani. Grazie perché anche oggi ci avete preferito. Arrivederci. Studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet preferito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, Frassino, Faggio, Rovere, Acero Canadese, Ciliegio, Noce e Jarrah, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Cantina Enopolis Bivongi, una tradizione che proviene dall'antica Caulon. La costante applicazione. Nasce il vino Enopolis Bivongi, che sa narrare ad ogni sorso un mondo di emozioni e la sapiente arte di fare vino. Il vino di Bivongi racconta una terra. Garantisce Enopolis Bivongi. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani. Pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi. Abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.